Allo stadio Cesare Brin va in scena il big match del girone A di eccellenza tra la Cairese di Mr. Benzi e il finale di Mr. Buttu. Da un lato i padroni di casa reduci dal pari in trasferta contro il Varazze, dall'altro i finalesi fermati sul pari dall'Albenga lo scorso weekend. In palio quest'oggi la prima posizione della classifica finale del girone. Un sentitissimo ringraziamento tra l'altro a Filippo per la solita disponibilissima accoglienza sugli spalti. La partita comincia con questo primo tentativo del finale al quarto minuto con una punizione di Galli, agilmente bloccata da Gallese. La risposta della Cairese è affidata a questo tentativo proibitivo di Alessi, il quale cerca il gol dell'anno trovando però solamente il fondo. La Cairese spinge di più ma non riesce ad affondare e così è il finale a protestare per questo contatto sul limite dell'area su cui il signor Mazzoni sorvola. Rivediamo il replay. All'11° di nuovo il finale pericoloso con questo colpo di testa di Finocchio su un vero e proprio cioccolatino di Molina, con il pallone che però scheggia al palo alla destra di Galese, con il risultato che rimane così invariato. Al 14° Facello si fa pericoloso in area con una zuccata che però viene bloccata agilmente da porta. Proprio l'estremo difensore si inventa al 41° un fendente dai propri pali che trova impreparata la difesa gialloblu. Faedo serve Rocca, il quale sbaglia un golosissimo rigore in movimento e così si va a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo la Cairese entra più determinata, al 51° con Saviozzi sfiora la rete con una botta secca dalla sinistra, ma porta fa buona guardia. Al 59° Pastorino lamenta un contatto in area di rigore, ma il fischietto decreta il giallo per simulazione, sventolato prontamente nei confronti del gialloblu. Rivediamo le immagini. A 68° il momento chiave della sfida, Caligaris ruba un pallone, si invola verso l'area e serve Faedo, il quale con grande freddezza batte Galese e regala il vantaggio ai giallorossi. Corsa poi dell'attaccante verso la panchina ad abbracciare Mr. Buttu per la gioia dei compagni. Passano 2 minuti e il finale raddoppia, ottimo traversone dalla destra sempre di Caligaris e inserimento di Gerundo sul secondo palo per la rete che vale lo 0-2 allo stadio Cesare Brin, con una grande festa della panchina giallorossa. Al 72° gli animi si surriscaldano con il rosso diretto nei confronti di Facello, probabilmente per qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro. Al 38° proteste dei padroni di casa per questo contatto in area su Mischia da calcio d'angolo, ma il signor Mazzoni lascia nuovamente proseguire. Rivediamo le immagini del contatto. Così un minuto più tardi la Cairese rimane addirittura in 9 per questo secondo giallo a piana, con i padroni di casa che affronteranno così la prima sfida dei playoff senza la propria mediana titolare. Questa è l'ultima emozione di una sfida che premia la squadra ospite quale meritata capolista del girone A di eccellenza. Gioco partita incontro al finale.